Signore e signori, siamo qua davanti all'AMIA per venire a capire qual è la situazione del Cadelbue e cercare un attimo di capire quali sono le scelte fatte dall'amministrazione Tosi, che ovviamente l'ha ereditata una situazione un attimo difficoltosa per quanto riguarda il suo inceneritore nella provincia di Verona. Adesso seguime e andiamo a parlare col vicepresidente.